Maltempo a Catania e provincia, tante le scuole chiuse, tranne in città, con polemiche per la decisione del sindaco Trantino. Sorvegliato speciale il comune di Accicatena. I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno arrestato in flagranza di reato 3 persone per spaccio di droga nel quartiere Arenella. A Palermo, alla Fincantieri, la cerimonia di taglio lamiera del nuovo traghetto, Ropax per la regione siciliana. In corso la campagna Un vestito solidale, che si concluderà con l'esposizione di abiti e accessori donati che verranno messi in vendita negli stand allestiti al Circolo Epic. Palermo-Tokyo con un gommone, questa la nuova avventura che sta preparando Sergio Davì, anche stavolta in solitaria, a bordo un operatore video per documentare un viaggio lungo 6 mesi. Seconda edizione del TG Media News, buon lunedì da parte mia e da tutta la redazione di Tele One. Iniziamo con il maltempo a Catania e provincia, previsto un peggioramento, tante le scuole chiuse tranne in città, con polemiche sui social per la decisione del sindaco Trantino. Sorvegliato speciale il comune di Accicatena, la sindaca Margherita Ferro monitora comunque la situazione. Facciamo il punto nel servizio. Piove a Catania, ma anche nella provincia di Catania, e questo conferma le previsioni della Protezione Civile Siciliana, che ieri ha diramato un'allerta arancione per piogge temporali sul settore costiero nord-orientale della Sicilia. Allerta gialla invece per il restante territorio dell'isola. L'area di stabilità presente già da diversi giorni tra le due isole maggiori, nel corso delle prossime ore subirà un'ulteriore recrudescenza con lo sviluppo di sistemi tempolareschi che, a partire dalle aree di mare, tenderanno a interessare le isole maggiori. I fenomeni saranno anche accompagnati da frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Una situazione che ieri sera ha spinto molti sindaci a disporre per oggi la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. L'ordinanza è stata emanata a San Gregorio, Sant'Agata Libattiati, San Giovanni la Punta, Tremestieri Etneo, Gravina, Mascalucia, Mister Bianco, Giarre, Riposto, Reale, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Aci Castello, Santa Teresa di Riva, Leto Ianni, Nizza di Sicilia, Li Terme, Roccalumera, Sant'Alessio Siculo, Savoca, Gallo d'Oro, Furci Siculo, Sant'Alessio Siculo, Pagliara, Mandanice, Fiume di Nisi. A Catania invece lezioni regolari, come confermato ieri sera, tarda serata, dal sindaco Trantino via social, dove afferma che per le lezioni pomeridiane si sta stabilirà in mattinata se disporne la sospensione. Quindi scuole aperte stamattina a Catania, nonostante la forte pioggia che sta aumentando di ora in ora. Una decisione che naturalmente non ha convinto i cittadini, che si sono scagliati sui social. Vista la situazione, abbiamo attivato venerdì il COC, che siamo proprio qui nella centrale operativa. Stamattina abbiamo avuto una riunione con tutti i responsabili, i referenti dei vari settori. Abbiamo fatto una relazione, mi hanno fatto una relazione, me il referente per la protezione civile, l'ingegnere Grassi, di tutti quelli che sono stati le vicissitudini, e un report del nostro territorio, delle scuole, del cimitero, delle ville, delle strade. Certo, la pioggia è stata copiosa e ancora continua in maniera copiosa. Abbiamo chiuso ieri le scuole, stamattina, e abbiamo dato allerta meteo. Con molta probabilità oggi pomeriggio alle 4 col bollettino della protezione civile regionale ci riuniremo qui nel COC per definire domani mattina se si deve ancora allertare la situazione e cercare di far fronte a tutti quelli che sono i disagi della popolazione per queste piogge che stanno veramente dando notevole disturbio e grossa difficoltà alla nostra popolazione. Io alla mia popolazione, con l'ordinanza, ho detto di stare attenti, di fare cautela, di non uscire con i due rotoli, insomma, tutto quello che un sindaco in questo momento, quale responsabile di protezione civile, fa per la propria popolazione. E passiamo alla cronaca. A Palermo, i finanzieri del comando provinciale hanno arrestato in flagranza di reato 3 persone per spaccio di droga nel quartiere Arenella. Sequestrate 44 dosi di sostanze stupefacenti. I particolari nel servizio.
Sostanze stupefacenti nascoste in un cassonetto e il via vai di clienti. Tre arresti in via Montalbo. I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, con l'ausilio del cane antidroga NUC del gruppo Pronto Impiego, sono intervenuti bloccando tutti e tre pregiudicati palermitani trovati in possesso di 31 dosi di cocaina, insieme a 13 dosi di hashish nascosti in involucro ovale di plastica, sequestrati insieme a 1.145 euro in contanti e due cellulari. Nello specifico, due dei soggetti avvicinavano i potenziali acquirenti giunti sul posto, facendo quindi la spola verso un edificio abbandonato aprendo un cassonetto di rifiuti, per poi dirigersi di volta in volta verso un terzo soggetto a consegnargli denaro contante. Dopo infatti aver assistito all'ipotizzata cessione di sostanze, le Fiamme Gialle hanno deciso di intervenire identificando e perquisendo i sospettati. I tre indagati sono stati sottoposti al processo per direttissima, al termine del quale il GIP ha disposto per loro la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e per uno di loro anche l'obbligo di dimora a Palermo. E la cronaca invece stavolta ci porta a Catania, dove la polizia di Stato ha arrestato un pregiudicato, individuava le sue vittime e le minacciava con le armi. I dettagli nel servizio. Salvatore Castiglia, 36 anni, è stato arrestato dalla polizia a Catania per rapina aggravata, due tentate rapine e porto illegale di armi. Nei suoi confronti la sezione contrasto al crimine diffuso della squadra mobile della questura catanese ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP su richiesta della procura. Non solo è accusato della rapina commessa nei confronti dei due giovani, ma la procura gli contesta anche due tentate rapine, una ad un turista austriaco ospite di un B&B del centro storico, non riuscita per la reazione della vittima che è riuscita a chiudersi dentro la struttura, e a un residente in un'abitazione adiacente alla struttura alberghiera. A inchiodarlo le registrazioni fornite dai filmati dei sistemi di videosorveglianza in cui si vede proprio Castiglia agire a volto scoperto. A Palermo, alla Fincantieri, la cerimonia di taglio lamiera del nuovo traghetto Ropax per la regione siciliana. Noi siamo stati lì, ascoltiamo le interviste. Oggi è una festa, una giornata importantissima per la Sicilia. Sarà costruito e stiamo iniziando a vedere le fasi di costruzione del primo traghetto Made in Sicily, non soltanto finanziato con i fondi PNRR, e ricordo, siamo stati l'unica regione d'Italia ad aver attivato questo tipo di finanziamento, ma perché verrà costruito per intero nello stabilimento, di uno stabilimento siciliano che è la Fincantieri di Palermo. Questo grazie a un accordo siglato con l'amministratore delegato Emiliano Fulgero e il presidente della regione Renato Schifani. Quindi è un Made in Sicily doppio, finanziato totalmente dalla regione e costruito all'interno di un cantiere siciliano. Noi abbiamo chiesto la proroga di poter esercitare Fincantieri, ce l'ha accordata nei prossimi mesi, e stiamo cercando di trovare le risorse. Purtroppo per l'aumento del costo dei materiali c'è stato un aumento da 120 a 140 milioni di euro, ma riteniamo che nei prossimi mesi si riuscirà a trovare la copertura finanziaria. Oggi parliamo di LNG, parliamo di pannelli solari, ma noi stiamo sviluppando navi al metanolo, navi con fuel cell all'idrogeno, e quindi questo è dove Fincantieri sta spingendo per il futuro. Questa nave verrà consegnata estate del 2026, di solito per una dimensione di traghetti come con questa stazza parliamo sui 18-20 mesi dall'inizio del taglio fino alla costruzione. Mediamente, oltre ai nostri lavoratori diretti, evidentemente è molto importante per il nostro indotto, quindi avremo tante persone che lavoreranno, principalmente saranno aziende della Sicilia, per cui noi arriveremo a punte di quasi 2.000 persone come punta massima di lavoro qui in cantiere. Che noi abbiamo una flotta abbastanza obsoleta in Italia, quindi è importante che ci sia veramente un impegno da parte di tutti affinché ci sia una vera rinnovo della flotta, diciamo, dei traghetti in Italia. Evidentemente costruire questo Ro-Ro Pax diventa un biglietto da visita importante, noi li sappiamo fare, quindi la competenza ce l'abbiamo, le maestranze le abbiamo. Siamo pronti. Il fatto di aver riportato dopo tanti anni, no? Palermo è un cantiere che conosco da tantissimi anni ed è un cantiere dove noi abbiamo riportato la new building, come la chiamiamo noi, quindi la parte, diciamo, di costruzione end-to-end di un progetto, di una costruzione, è qualcosa di importante su cui Fincantieri continuerà a puntare sicuramente. Una grande giornata oggi per Palermo, cosa significa? Una grande giornata importante per due motivi. Il primo, perché c'è questa grande sinergia tra il governo regionale e una struttura come Fincantieri,
secondo elemento ancora più importante a mio avviso è quello che queste tre navi verranno realizzate, di cui la prima nel 2026 dovrebbe essere conclusa, chiaramente a impatto basso, impatto inquinamento ambientale, credo che sia un messaggio importante per una terra come la nostra, voglio dire, salvaguardare il mare, salvaguardare le isole, i nostri spazi, quindi questo credo che sia la carta vincente su cui bisogna puntare. E anche con il maltempo purtroppo continuano gli sbarchi a Lampedusa, presenti al momento 231 ospiti, tra cui 21 minori non accompagnati. Andiamo a sentire. Sono esattamente 109 i migranti sbarcati nelle ultime ore a Lampedusa, di cui 35 salvati dalla ONG Nadir. Nella giornata di ieri, domenica, sull'isola ci sono stati 8 approdi in sole 24 ore per un totale di 300 persone. All'hotspot di Contrada Imbriacola, dopo i trasferimenti effettuati nella giornata di ieri, ci sono al momento 232 ospiti, tra cui 21 minori non accompagnati. L'ultimo sbarco è avvenuto con un gommone a bordo del quale si trovavano 24 algerini, egiziani, pakistani e siriani, soccorsi da una motovedetta di Frontex. I migranti partiti da Ras Jedir in Libia hanno riferito di aver incontrato durante la navigazione una motovedetta della Guardia Costiera tunisina che li ha lasciati proseguire senza impedimenti. I 35 egiziani, marocchini, libici e siriani, tra cui 7 donne e 7 minori soccorsi dalla ONG Nadir, hanno raccontato di essere partiti da Abu Kamash in Libia dopo aver pagato da 7 a 8 mila dinari libici. Nel gruppo era presente anche un piccolo gatto. Tutti hanno dichiarato l'intenzione di voler raggiungere la Germania. E si parla ancora di siccità, distribuita acqua con autobotti di comuni e protezione civile a Caltanissetta ed Enna. Continua la distribuzione straordinaria d'acqua tramite le autobotti della Protezione Civile Siciliana, Caltanissetta e San Cataldo. Il Dipartimento della Protezione Civile Siciliana ha effettuato interventi sia nei comuni di Caltanissetta che San Cataldo, Enna e Gaiano, distribuendo complessivamente 575 metri cubi d'acqua. L'attivazione del servizio è stata promossa dal Presidente della Regione Renato Schifani per garantire un supporto efficace alle aree in crisi. A Caltanissetta sono intervenute 10 autobotti, di cui 2 del Corpo Forestale, una fornita dall'Organizzazione di Volontariato di San Cataldo e 8 provenienti da Altavilla, Campo Felice di Roccella, Casteldaccia e Caltavuturo. Altre 3 autobotti sono state messe a disposizione dai comuni di Melilli, Siracusa e Priolo. Anche altri comuni hanno beneficiato del servizio. A San Cataldo è intervenuta l'autobotte del Corpo Forestale di Agrigento. A Enna 2 autobotti del Corpo Forestale di Enna hanno assicurato il servizio. A Gaiano la distribuzione dell'acqua è stata supportata da un autobotte del Corpo Forestale di Enna e da un mezzo dei Rangers di Nicolosi. In aggiunta 12 pick-up da 400 litri ciascuno forniti dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile hanno integrato il servizio di distribuzione dell'acqua a Caltanissetta. I mezzi sono arrivati da vari comuni, tra cui Monterosso Almo, Ragalna, Siracusa, Adrano, Santo Stefano di Quisquina, Scordia, Vittoria, Campofranco e Caltanissetta. Il direttore generale della Protezione Civile Regionale, Salvo Coscina, ha seguito tutte le fasi dell'intervento, coordinando le squadre di volontari e monitorando la distribuzione per assicurare il servizio possibile ai cittadini. L'operazione straordinaria è stata attivata a seguito dell'emergenza idrica causata dall'interruzione dell'acquedotto Ancipa Basso e Madonie Ovest. E bentornate e bentornati, siamo nella seconda parte del TG Media News, partendo con una raccolta solidale. In corso la campagna Un Vestito Solidale, organizzata dal Sindacato Pensionati Italiani CGIL Palermo, che si concluderà con l'esposizione di abiti e accessori donati che verranno messi in vendita negli stand allestiti al Circolo Epic di via Pignatelli d'Aragona il 22 e il 23 novembre. Il ricavato andrà a sostegno di associazioni che si occupano di combattere la violenza sulle donne. Andiamo a sentire di cosa si tratta. Ci è venuta questa idea di, per riuscire in qualche modo a aiutare
quelle donne che sono fuggite dal femminicidio e naturalmente si trovano in condizioni che pochi pensano di aiutare, perché siamo pronti a stupirci, preoccuparci, però all'atto pratico non si fa niente per queste persone. La gente ci è venuta dietro, e tanta gente ha portato delle cose bellissime e noi per questo li ringraziamo. Il seguito vorremmo che ci venissero a trovare in via Pignatella Aragone 42 presso Arci, proprio per offrire, comprandosi un vestito e scegliere quello che si vuole naturalmente, pensando che non ci si può fermare soltanto pensando che poverini basta. Si devono aiutare le persone, se no non ci credono né a noi come persone, perché chi li aiuta? Come vi state organizzando? Come è possibile donare? Quali sono i punti di raccolta? Allora, i punti di raccolta, iniziamo da questo, sono in via Bernabei 22, poi in via Cavour 106, questo punto dove siamo adesso noi, che è la sede dello SPI di Palermo provinciale, via Roma 72. Noi diremo poi a chi andrà quello che noi raccogliamo. Una persona può scegliere anche dei vestiti in buone condizioni sicuramente, perché stiamo attenti a questo. Dopodiché quello che si raccoglie viene destinato, come ho detto, a qualcuno che non riceve dallo Stato nessun aiuto, e purtroppo ce ne sono tanti. Si sorteggerà un quadro che un fotografo ha voluto dare, così ci sarà anche questa possibilità, se una non vuole comprare niente, di dare un'offerta e non andarsene senza aver fatto la sua offerta. Siamo a disposizione il 22 e il 23 novembre. Vorremmo che, ripeto, è il nostro scopo che vengano in tanti. Il comune di Favignana e l'area marina protetta Isulegadi hanno partecipato all'ottava edizione della Borsa del Turismo Extraalberghiero organizzata da Confesercenti Sicilia, che si è conclusa proprio ieri a Palermo. L'evento, di rilevanza internazionale, è stato importante occasione per promuovere il territorio dell'arcipelago. Sentiamo com'è andata. Siamo molto lieti di trovarci qui alla Fiera del Turismo Extraalberghiero, un'ottima opportunità di promozione del nostro territorio. Le nostre isole sono annualmente visitate da tantissimi turisti e sono in grado di accogliere un'offerta turistica che è, diciamo, esclusiva proprio per le peculiarità del nostro territorio, ma anche un'offerta turistica completa, ampia, perché a Legadi non si viene soltanto per un turismo balneare, paesaggistico, ma un turismo culturale. I nostri siti museali, stabilimento Florio, Palazzo Florio, il Castello di Punta Troia, quest'anno ha raggiunto un boom di visitatori, ma anche penso all'enogastronomia e poi anche il turismo sportivo. Sono tante le iniziative sportive che l'amministrazione organizza tutti gli anni e che intende anche organizzare sempre di più per una maggiore destagionalizzazione. E poi questa fiera è un'ottima occasione di confronto su tematiche emergenti del turismo e quelle che sono le nuove tendenze del turismo. Indubbiamente vengono alla luce importanti tematiche quale la necessità di una maggiore destagionalizzazione, di una maggiore sostenibilità, proprio per ridurre anche l'usura e l'impatto dovuto al flusso turistico, e anche di una maggiore digitalizzazione verso, appunto, nel settore turistico. Tutte tematiche che vanno discusse, affrontate tra pubblico e privato, proprio per costruire un'offerta che sia il più possibile esperienziale, autentica e anche personalizzata, proprio per venire incontro al turista che è sempre più esigente. Anche quest'anno rinnoviamo la partecipazione
come area marina protetta e come comune di Favignana alla borsa del turismo extraalberghiero. È una fattispecie, un modo di fare turismo che è in forte crescita nel nostro arcipelago e quindi necessita da parte nostra di tutta l'attenzione possibile, sia nei confronti del turista che arriva attraverso diversi canali di incoming e quindi è abbastanza complessa il suo governo, che come sostegno, aiuto e comunque governo di tutti i processi per quanto riguarda il settore degli operatori economici. Per cui il senso della nostra partecipazione è quello di fare ponte come ente pubblico e ente sussidiario locale del territorio tra il grande movimento in crescita del turismo extraalberghiero e un'offerta di turismo qualitativo più che quantitativo nel nostro arcipelago. E ancora un'altra notizia, ieri padre Gianni Notari, direttore del centro a Rupe, ha festeggiato all'Istituto Gonzaga di Palermo i 50 anni del suo ingresso nei Gesuiti. Noi lo abbiamo intervistato, ascoltiamolo. Padre Gianni Notari, direttore del centro a Rupe di Palermo, ha festeggiato i 50 anni dal suo ingresso nei Gesuiti. Un cammino iniziato da appena 23 anni, segnato da cambiamenti storici epocali che lui nel corso del tempo ha cercato di interpretare per il bene della collettività e dei giovani, traducendo la sua vocazione in azioni concrete di impegno sociale. Ho vissuto tempi importanti nella mia vita. Da quando ho scelto pienamente il Signore attraverso Sant'Ignazio di Loyola, la mia esistenza ha acquistato una dimensione molto diversa. Cioè sono diventato uomo al servizio del Vangelo, pieno di misericordia per tutti coloro che mi avvicinano. Questo nostro tempo ha bisogno di uomini e donne di misericordia, perché tanta sofferenza attraverso l'umanità. E io umilmente ringrazio il Signore per il dono di questi 50 anni, dal profondo del cuore, esprimendo la profonda riconoscenza per tutte quelle persone, migliaia ormai sono, che ho incontrato in questo lungo cammino. E prendo anche consapevolezza della mia fragilità. Mi sento terribilmente povero, bisognoso di quella misericordia che io cerco di narrare a tutti. Ma Dio è un Dio fedele, un Dio che non mi ha abbandonato mai, perché l'ho sempre sentito e lo sento accanto a me in questa meravigliosa avventura della vita. Ecco, lei è riuscito a coniugare anche l'impegno sociale verso questa città, che le deve tanto. La mia scelta è essere tra la gente, ascoltare le loro domande e individuare i percorsi perché tutti possano essere cittadini contenti. Il cammino è difficile parlare di giustizia, di inclusione, di solidarietà, di pace. Però in questa città ci sono tante persone che credono alla possibilità di un mondo migliore. E cambiamo argomento. Alla Casetta di Viola, nel quartiere di Borgo Nuovo a Palermo, ha preso il via il progetto Mille Splendidi Giorni, un'iniziativa finanziata dalla Regione Siciliana. Un percorso di sostegno alle famiglie e anche un modo per creare una rete di supporto sociale e rafforzare il senso delle comunità. Scopriamo di più. Presso la Casetta di Viola un corso sulla disossessione pediatrica, ci spieghi l'importanza di conoscere queste tecniche? Oggi abbiamo appunto deciso di portare qui la Casetta di Viola all'interno del progetto Mille Splendidi Giorni, e questo corso di disossessione pediatrica non tanto come una pratica medica ma proprio come una pratica sociale, perché si è visto che mentre per altre cose che possono succedere io già posso dare un supporto chiamando
il 112, quindi chiamando il numero unico delle emergenze. In questo caso, durante il soffocamento, il tempo che è a disposizione è di pochi minuti. Quindi diffondere queste conoscenze a più persone possibile può permetterci di imparare al meglio queste tecniche e di poter così salvare più persone possibili. E soprattutto qui è molto importante perché, essendo la maggior parte dei nostri utenti genitori di bambini piccoli che iniziano lo svezzamento e che quindi possono andare più frequentemente incontro a questo tipo di problematiche, cerchiamo di dare una mano alle persone e quindi alla comunità. Quest'anno nell'ambito delle attività della casetta di Viola porteremo avanti un progetto, il progetto 1000 splendidi giorni, che grazie ad un finanziamento della regione siciliana e nello specifico delle attività sociali, assessorato attività sociali, abbiamo pensato di organizzare questo progetto che sarà un progetto intergenerazionale che coinvolgerà sia minori, adulti, famiglie e anche le persone anziane. Sarà un modo per coinvolgere un po' tutta la famiglia e per cercare di dare un input particolare, specialmente alle famiglie, che potranno avere un aiuto fondamentale in quelle che sono le esigenze particolari e le esigenze utili proprio a poter aiutare e venire incontro a quelle che sono le esigenze di tutta la comunità di Borgo Nuovo. Palermo-Tokyo con un gommone, questa è la nuova avventura che sta preparando Sergio Davì in collaborazione con l'Università degli Studi di Palermo, anche stavolta in solitaria a bordo un operatore video per documentare un viaggio che sarà lungo 6 mesi. La partenza tra circa un anno, durante il quale racconteremo le fasi della preparazione. Si prepara una prossima avventura. Palermo-Tokyo in gommone, che poi nella realtà è anche una spedizione scientifica sulla qualità delle acque, quindi del mare, sulla qualità anche dell'aria, e prenderà il via tra circa un anno, ma la preparazione è lunghissima. Adesso ci sono i vari step, la costruzione del gommone, le prove in acqua e tutto quello che ovviamente serve e bisogna provare prima della partenza. Ecco, quanto tempo ci vorrà per raggiungere Tokyo? Circa 6 mesi, il problema in questo momento è un problema geopolitico ovviamente che c'è sotto lo Yemen, speriamo che la situazione da qui a un anno si tranquillizzi, ci sono delle navi della Marina Militare italiana e non solo, e noi ci affidiamo anche a loro. Però è un passaggio assolutamente in gommone da fare, perché non ci sono altre vie se non quella di circumnavigare l'Africa, ma è impensabile per la quantità di miglia. Sarà ancora un'avventura in solitaria? In solitaria, dove comunque a bordo ci sarà anche per parte del viaggio un operatore per filmare tutto quello che riguarda l'avventura, per poi ovviamente fare un documentario. Vogliamo raccontare quali sono state le sue imprese nel corso del tempo. Ho iniziato con un Palermo Amsterdam, poi Palermo Capo Nord con un piccolo gommone di 8 metri, poi la prima attraversata oceanica verso il Brasile, poi New York attraversata del nord passando alla Groenlandia e l'ultima molto importante Palermo Los Angeles Ocean to Ocean Rib Adventure, perché ha toccato sia l'Atlantico che il Pacifico passando dal canale di Panama. E ancora un'altra notizia, cronoscalata, Giarre Montesalice Milo per il secondo anno consecutivo vince Franco Caruso, Etna e Pioggia guastano la festa. Vediamo le immagini. È Franco Caruso ad aggiudicarsi per il secondo anno consecutivo la cronoscalata Giarre Montesalice Milo Memorial Isidoro di Grazia, organizzata dall'Automobile Club Cireale in sinergia con l'OLS di Scuderia Giarre Corse e con il patrocinio della città metropolitana di Catania, dei comuni di Giarre, Milo e Santa Venerina e della Proloco di Milo. La corsa, caratterizzata ancora una volta dalla caduta di sabbia vulcanica che già lo scorso
luglio aveva causato il forzato rinvio e poi dalle forti piogge è stata aggiudicata al termine di gara 1. Mentre gli occhi erano puntati al cielo per scongiurare la possibile pioggia, un nuovo evento parossistico ha infatti interessato l'area pedemontana. Il fenomeno però fortunatamente ha preso il via pochi minuti dopo la chiusura della prima manche, consentendo così di validare la gara. Come se non bastasse, le successive forti piogge hanno poi reso impossibile il proseguo della corsa. La commissione sportiva, riunitasi poco dopo la conclusione della prima manche, ha infatti stabilito l'aggiudicazione dei titoli dopo l'unica sessione di gara. Secondo classificato in forza alla scuderia Ateneo, Samuele Cassiba, mentre chiude al terzo posto il gerese Michele Puglisi. E con questo servizio terminiamo qui la nostra seconda edizione del TG Media News. Ovviamente vi do appuntamento a domani alla prima edizione delle 13.30 e anche in replica alle 14.15. Grazie per averci seguito, vi auguro una buona continuazione di serata.